Per le Universiadi del prossimo anno scende in campo anche il CONI, che sarà al fianco del commissario Luisa Latella per consentire lo svolgimento dell'evento previsto per l'estate 2019 a Napoli in Campania. L'accordo con CONI Servizi è stato siglato al termine di una conferenza stampa nella Sala Italia della Mostra d'Oltremare e sarà proprio la struttura di Fuorigrotta ad ospitare il villaggio degli atleti. Il progetto prevede la realizzazione di 2.500 casette prefabbricate per 7.200 atleti, attesa entro 2 settimane la conferma definitiva. La convenzione è sicuramente fondamentale per raggiungere il risultato, perché CONI è la realtà italiana più importante dello sport, una realtà che è conosciuta a livello internazionale, quindi è chiaro che il loro aiuto sotto l'aspetto sportivo e dei servizi allo sport è fondamentale per poter raggiungere in tempi brevi un risultato. Che siamo un viaggio per l'università è certo, se no credo che per nessuno, a partire dal commissario, avrebbe pensato di sottoscrivere una simile convenzione. In termini pratici vuol dire che CONI Servizi, che è la società che affianca il CONI in tutte le iniziative operative di proprietà del Ministero dell'Economia e delle Finanze, si mette a disposizione come società pubblica, si mette a disposizione del commissario per tutta la parte organizzativa pratica di questo grande evento che sono le Universiadi. È una sfida paese, non è una sfida solo di Napoli o della regione Campania, è una sfida dell'Italia. Siamo a maggio del 2018, entro luglio del 2019 tutto deve essere operativo, perfetto, per dimostrare quanto l'Italia possa essere capace anche in tempi molto stretti di organizzare una manifestazione come questa. Ci sarà da mettere in campo tutte le risorse possibili che ci sono, e quando parlo di risorse non parlo solo di risorse economiche, ma la cosa più importante che abbiamo sono le risorse umane e l'esperienza e la capacità che chi gestisce lo sport e chi ha delle responsabilità, come in questo caso il commissario, può mettere a disposizione. Il calcio d'inizio l'ha dato il CUSI, il CONI oggi entra in campo e la cosa non può che farci piacere, perché è evidente che con CONI Servizi abbiamo garanzia di stabilità, abbiamo una garanzia di una società di servizi che riuscirà a gestire tutti gli aspetti ancora critici della vicenda sul piano organizzativo. Nello stesso tempo siamo sicuri che le ultime parole del Presidente Malagò, che oramai la nave è partita e va verso la necessità di fare tutto il possibile e l'immaginabile perché nel 2019 le università a Napoli si fanno.